Buongiorno amici appassionati di moto anni 70, anni 80, ci troviamo a Sant'Angelo in Vado. Stiamo per entrare nel museo MBA gestito dal motoclub Tonino Benelli. E abbiamo qua la persona responsabile del museo, Fabio Carulli, che ci spiegherà un pochettino a grandi linee. Quello che abbiamo qui dentro, abbiamo dei pezzi veramente fantastici. Allora, iniziamo. Questa che moto è? Questa è una Guzzi, ma queste sono moto dei nostri soci che loro ci lasciano così, ma che in qualche maniera non hanno a che fare con il MBA, eccetera. Ho capito, però dico, fanno parte del sì. Motociclismo, figurati. Allora, qua abbiamo una foto storica. Che abbiamo qua in questa foto, Fabio? In questa foto abbiamo praticamente i fondatori dell'MBA. Abbiamo Morbidelli, Giancarlo Morbidelli, Nardi Dei e Benelli sulla destra, ecco MBA. Okay. Morbidelli, Benelli, Armi. Esatto. Ok, entriamo così vediamo quello che c'è qui dentro. Allora, come guardate ci sono molte chicche. E allora ci spieghi un po'. Queste moto nascono dal 1975, praticamente derivano in qualche maniera dalla Morbidelli che in quegli anni lì vinceva, praticamente era vincente, una moto vincente. E praticamente tutti e tre si sono messi insieme per costruire questa moto e quindi distribuirla ai vari team. Guardate, eccetera. Del 75nascono, diciamo, all'inizio venivano costruiti in parte a Pesaro e in parte a Urbino, poi hanno deciso di costruirle qui da noi a Sant'Angelo in Vado. Non lo sapevo. Queste sono moto 125 bicilindrici, raffreddati ad acqua. Sono a disco rotante. E questo è un disco rotante, siamo a livello di 14.500. Il regime di rotazione ai tempi era elevato, stiamo parlando di due tempi. Questa era alla MBA, foto. Questo è nella fase dell'assemblaggio di queste motori, questa era la 250. Hanno fatto anche la 2,5 allora. Hanno fatto anche la 250, sì. Questo non lo so. Questo è il reparto corse, se non erro. Questo è ugualmente, era praticamente un team, questo era un team dove c'era il titolare del team, il signor Talossi. Ecco, qui vediamo i meccanici, questo vediamo Angeli che ancora è operativo a livello nel mondiale. Sì, perché tutti quelli che hanno lavorato all'interno di questa azienda sono in qualche modo ancora inseriti nel mondo delle corse. Certo. C'è chi fa il meccanico, chi è che invece produce, ma che è messo a produrre dei scarichi, non più in acciaio ma in titanio. In titanio. Perfetto. Abbiamo degli esempi di questi scarichi. Ora ci arriviamo. Io volevo soffermarmi due secondi in questo kart, un kart che hanno montato il motore MBA bicilindrico. Certo, non deve essere gestibile la potenza in questo due tempi. Sì, in effetti il proprietario mi raccontava che a parte quando l'accendeva e tutti a bordo pista ad ascoltare il suono. Certo, era musica. Era l'orchestra. Praticamente poi era ingestibile l'uscita delle curve perché se però, non usava bene certo. Il gas si girava. Vabbè, però un bel progetto. Ok, passiamo qua a dei motori. Questo è un 125 uso kartistico. Sì. Dico bene? Esatto, questi sono poi i motori che loro producevano per il mondo del kart. E mentre questo mi dicevi, t'ho interrotto, sì. Scusami. No, prego. Che questo bicilindrico era è un prototipo. Sì, perché praticamente mentre producevano il 125 col terreno c'era un gruppo che pensava a nuove soluzioni e quindi ecco, aveva pensato anche questa soluzione. Ma certo, le idee non mancavano sulla MBA. Dovevano andare avanti, cioè
producevano le cose ma che sì. andavano bene, ma andavano avanti col pensiero. Ok. Su questo modello ce ne sono due, diciamo, in circolazione, ce n'è uno funzionante e completo, e questo è uno nostro che abbiamo ritrovato da praticamente nei nostri giri. Perfetto, questo di qua è da 125 da GP, o no? Questo o sbaglio? Questo è sempre da kart. 125. Ah, sempre go-kart. Sempre go-kart, questo qui è il numero 2. Questo è il secondo motore che abbiamo costruito. Ok, ok. Passiamo a questa bellissima 125, che anno è questa? Ecco, qui mi prendi in fallo perché non ho direttamente, non so di che anno. Sarà anni 70 sicuramente, perché ancora c'è gli scarichi senza silenziatori. Poi c'è un'altra cosa, Morbidelli Benelli. Perché prima in collaborazione prima di arrivare al marchio MBA avevamo, cioè c'era questa etichetta qua praticamente, certo, qua. Perfetto, e quindi una delle prime questa è di proprietà di un meccanico, di un signore di Portogallo che fa il meccanico del mondiale e che se la sta ricostruendo così pian piano, ce ne saranno pochi esemplari, penso. Prima la carenatura, trovare le carenature. Però ci ha fatto un bel regalo a portarcela perché così certo, si vede, bellissimo. Bellissima, si respira aria di corse. Qua abbiamo un po' di meccanici. Osservazione per sì. dire che ancora nel mondo ci sono queste moto qua e se le tengono come dei gioielli. Fortunatamente. Capisco bene. Quando io ho fatto una foto, ho pubblicato una foto di questa moto. Mi ha risposto uno straniero, uno olandese, dicendomi: guarda che questa qui, questa moto, c'è qualcosa che non va, guardate davanti la forcella perché la forcella non è sua. Per dire che c'è gente che in particolare, sa osservare in particolare, conosce vita, miracoli di ci siamo fatti rimproverare da loro di questa cosa. Allora, qua abbiamo delle parti in lavorazione meccaniche sì, esatto. che si sviluppavano nelle... Questi sono i supporti di banco che hanno dovuto fare in questa maniera perché gli altri si spaccavano facilmente, si rovinavano. Cartere usavano magnesio o alluminio? Praticamente era una combinazione di... Ok. Allora, ti posso... Ecco, una cosa particolare al di là dei cilindri eccetera, questo qua questo non c'è, non è a 180 gradi no, è a 360 con scoppi differenziati ovviamente questo allora questi qui la funzione di questo era quella di dare maggior spunto all'uscita delle curve, ma gli scoppi erano simultanei cavolo. E questo praticamente avevano fatto questo tipo di soluzione, ripeto, perché il pilota aveva manifestato l'esigenza di uscire dalle curve con maggior potenza, eccetera. Ma è poi è andato avanti questo sistema? Questa cosa l'hanno usata per qualche gara. Quindi andava avanti. Sì, poi l'hanno abbandonata perché guadagnava l'uscita della curva. Però in alto non perdeva in fondo al retino. Perché non era equilibrato lo scoppio. Sicuramente adesso questo non era equilibrato lo scoppio, quello lo penso. Modelli di legno. Ok, questi erano per fare la fusione dei cilindri, sì, giusto? Sì, perfetto. Poi qui abbiamo dei particolari, vediamo come venivano lavorate le luci, proprio tirate. Posso? Prego. Non l'ho buttato. È legato. Ok. C'è l'antifurto, è legato, ok, sì, perfetto, questa è una testata, sì, certo le lavorazioni artigianali sì. è qualcosa di... Allora, che abbiamo qua? Qui sotto abbiamo i carter, il carter centrale, il carter quello là manca perché l'abbiamo praticamente... i proprietari ce l'hanno richiesto momentaneamente perché devono farci una fusione, devono copiare la fusione. Questi carter venivano realizzati alla Ferrari. Ah, questo non è che lo dico. Sai se sono in alluminio o magnesio? A me sembra alluminio, però. È una combinazione che. Comunque, questi. Disco rotante, niente, qua ci sono cose. Leghe della meccanica, nonostante siamo negli anni 70, dico che lo facevamo alla Ferrari, vediamo qua,
ecco dove si vede appunto. Sì. E vorrei anche far vedere una cosa. Allora, praticamente loro si aiutavano dalla collaborazione di tedesche che avevano una maggiore qualità di lavoro, eccetera. Ma vorrei far notare questo disegno. Questo disegno è un'opera d'arte. Questo è un progetto. Questo è un, appunto, un progetto, ma è un'opera d'arte per come è realizzato. Tutto a mano, questo qui è stato realizzato, sì. Non c'era AutoCAD. E quindi si usava la china ed è veramente un'opera d'arte, cioè ogni particolare veniva riportato nei disegni che sono delle opere d'arte. Bellissimo, veramente veramente interessante per chi è appassionato di meccanica, di moto da corsa, è bello. Sì, allora vediamo i modelli che facevano, facevano diversi modelli e poi aggiornavano di volta in volta, certo. Ecco, con telai diversi, telai in, anche in qua modo. Abbiamo già un delta box come telaio, qua abbiamo un delta box, anche qui c'è un delta box di telaio. Quella a tubi, telaio a tubi a traliccio. Allora, io ricordo che in Sicilia ho visto qualche ciclomotore MBA quando ero piccolino. Però, uno, due, non me lo ricordo. Qua c'è una produzione, una piccola produzione di modelli di serie. Prego. Vado avanti. Sì, sì, fai strada. La prima cosa che ho visto quando ho visto questi ciclomotori, che ho detto il Magnum, cioè il Benelli Magnum. Bravo. 5 marce. Bravo. Che io ricordo benissimo. Sì, perché i telai li facevano per la Benelli e per l'MBA, li faceva la Benelli Armi di Urbino. Esatto. Quindi produceva. Per questo c'è questa. E questi ciclomotori sono venuti fuori dall'accordo con la Sash. La Sash forniva sì, i motori. L'MBA forniva i telai e poi logicamente metteva. Scusami, questo è pure Sash? Sì, sono tutti Sash. Ah, non lo conoscevo questo Sash a pedali. Sash, puoi vedere di qua. Non lo conoscevo. Perché questi sono dei privati che ci hanno dato da tenere questi ciclomotori. Sono tutti motorizzati Sash. Sì, sì, sì. Sì, perché l'accordo era quello, quindi qua abbiamo un motore. Sì, Sash. Bellissimo. Però diciamo che quando sono messi a produrre questi ciclomotori, Morbidelli dice: io non glielo faccio seguire due stabilimenti, il mio che produce macchine per il legno e poi diciamo le costruzioni di questi ciclomotori così stradali eccetera, per cui si era leggermente allontanato dalla allontanato società, quindi non momentaneamente fatto. Per allora, poi rientrare più tardi quando si sono dedicati comunque sul motore. Ok. Qui vediamo una premiazione dove in quegli anni le premiazioni erano monotone, nel senso che la Morbidelli dominava per lungo e per largo, quindi qui abbiamo Vitali. Maurizio Vitali, sì, altro se me lo ricordo. Vitali, gli altri chi sono? Lazzarini, che Eugenio Lazzarini. Eugenio Lazzarini. Abbiamo Vitali, Lazzarini e Massimiani. Massimiani non me lo ricordo, Massimiani. Non me lo ricordo. Comunque è stato un bel... Curiosità, se vuoi vedere sì. Una curiosità, vediamo che meccanici, c'erano meccanici di diverso genere. Allora, se vuoi far vedere che il meccanico che seguiva il marito... Questa foto io l'ho vista, questa sì. L'ho vista, è famosa, anche perché sull'enduro sia degli anni 70 era spesso che c'erano delle ragazze nude, seminude, guarda, qui c'è nelle proprio, prove speciali. C'è anche il nome di chi era il pilota. Ok. Così. Bei tempi veramente, adesso credetemi il motomondiale sembra troppo elettronico, un po' finto, vabbè, sono delle mie un mio parere. Comunque è stato bellissimo visitare questa moto, niente, che c'è da dire, sono senza parole davanti a questa moto. Sono senza parole. Insomma, ti potrebbero raccontare mille racconti particolari di quello che accadeva. Non ci entriamo a partire dalla centralina elettronica, queste cose qua, insomma. Ho capito. Questa Kobler, questa qui montavano la centralina elettronica Kobler.
Sì. Che faceva anche Contagiri. Sì. Contagiri sono famosissimi. E poi con... Sì, dimmi. Tecnico locale era riuscito a modificare, perché quelle lì sono fuse dentro. Le Crowbler. Crowbler, aspetta qua, se riusciamo a inquadrare questo Contagiri che è qualcosa di fantastico. Vediamo questa centralina particolare che hanno montato su questo motore. Queste sono le bobine. Bene. E dov'è la centralina? Queste qui sono. Ah, queste? Sono queste qua. Ma sono d'epoca. Sono d'epoca. Siamo ai tempi, adesso una centralina è piccola così. È impressionante. Va bene. Un tecnico locale è riuscito a modificare e riuscire a ottenere il risultato. Ma eravamo agli albori ancora sull'elettronica. Non è l'elettronica di adesso. Va bene, io volevo ringraziare carissimo Fabio per l'accoglienza, il motoclub Tonino Benelli per l'accoglienza che ha avuto verso di me con il mio Benelli. Volevo ringraziare anche il mio motoclub Regoleta 70. Ragazzi, un saluto e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.